battaglia di Montone. E Mario se la ricorda perché arrivammo, Tullio dice ho camminato da Pietralunga, noi abbiamo camminato da Montebello. è come parti il giorno alle 4, arriviamo alle 2 in una certa casa, forse nella zona dove era Puletti, alle 2 alle 3 di mattina, dice mangiate un morso che poi ripartiamo subito. E ripartiamo, arriviamo vicino lì a Montone, vicino lì dicono voi una staffetta, Mario un'altra, due gruppi, uno prende di qui, uno prende di là. Io non ero mai stato a Montone, credo che nemmeno Mario Bonfigli c'era mai stato. A un certo punto arriviamo lì, le staffette non le ritroviamo e qualcuno spara e noi sotto il voltone di Montone ci mettiamo a sparare. E spara, all'ultimo Mario sente che io parlavo e mi chiama Mimmo e lui era di là e sparavamo così perché sparava. Che fai? Ma dov'è la caserma? È lì sopra te. Allora io... digli che si arrendano. Questi avevano già buttato giù delle bombe a mano, avevano ferito Ivo Giacchi, per dire un nome, e sotto quella volta rimbombava tutto, no? Io era la prima volta che facevo la guerra, proprio la prima volta. Digli che si arrendano. E allora così grido arrendetevi perché la caserma è mi data. Se faccia qualcuno dice ma che volete, no, noi non ci arrendiamo, e allora tra un minuto salta adesso conto. Allora ci arrendiamo e si arresero e così prendemmo vanno raccontate queste cose per dire il grado di voglio dire anche per dire il grado di organizzazione, il punto in cui eravamo, voglio dire in tutti eravamo 40 persone, forse 30 persone, 40 persone a dire tanto. E subito dopo questa occupazione tornano questi camion di cui parlava Tullio e abbiamo questo scontro con i tedeschi. Credo che Stelio Geo Gaves fosse andato giù a vedere se c'era Tullio o c'erano i tedeschi. Livio era andato a far saltare un ponte più in là e lui non c'è. Di fatto fu investito da una raffica, noi risparammo, per fortuna non prendemmo della gente che su questi camion era stata presa come ostaggio, fortuna questi saltarono e se ne andarono, quindi chi ci rimase sul camion e furono i tedeschi, ci fu una battaglia, ci fu anche una ritirata secondo me ordinata, no? Noi riguardammo all'ultimo, io ricordo, ero uno degli ultimi che raccattammo la cassetta con i caricatori della mitragliatrice, portammo via, rifacemmo perché lì rimase Bologna? E rimase non visto, probabilmente aveva fatto un po' la stessa strada di Geo Gaves, probabilmente era rimasto vicino al camion dei tedeschi, non visto, arrivato. La battaglia di Poggio Bustone c'ha queste caratteristiche, appunto la mattina del 10, dopo il rientro dall'azione del disarmo della caserma di Cantalice, arriva una staffetta e ci dice guardate che ci stanno i fascisti a Poggio Bustone, sai i ragazzi già stanchi dall'azione, la notte non dormire, quando io vado a dire dico su che bisogna, no? Ti mandavano a quel paese senza tanti complimenti, insomma questa era la vita. Poi scusa, quanti eravate? Noi eravamo in 25 e che avevamo fatto l'azione di Cantalice, della caserma di Cantalice. Dopo è arrivata una seconda staffetta, detto, i fascisti mi cercano a Poggio Bustone, dicono fanno i nomi, dove sta questo, dove sta Tizio, dove sta Fossatelli, dove sta Francesco, dove sta Giovanni, perché i nomi lì erano tutti fittizi, non c'avevamo, ognuno di noi si era dato un nome di battaglia. E allora, ma quanti sono? Dicevo un camion, un autobus. Vabbè, allora io ho cercato di chiamare quell'altro responsabile che era Lupo come nome di battaglia e fargli che dico, guarda, succede questo e questo, giù a Poggio Bustone. Ci stanno i fascisti che ci cercano, poi cercano a me, cercano a te, cercano Otte, ma un altro slavo e tanti altri. Allora che facciamo? Allora che ho svegliato, ho cercato di svegliare
come si dice, già i compagni partigiani che si erano sdraiati a riposarsi, e quando gli ho detto guarda, ci stanno i fascisti che dicono che ci cercano, allora hanno ripreso animo, dice, vabbè, che cosa ho fatto? Ho mandato una staffetta a avvisare quelli della Montanara, tra cui ci sta appunto quel compagno lì, Conti Ricciardo, che ci fossero venuti in aiuti, che noi intanto attaccavamo la formazione dei fascisti, e fino a quando potevamo resistere, intanto aspettavamo appunto l'aiuto loro. In quell'occasione, ecco, abbiamo fatto, come si dice, l'azione partendo dal Cepparo per arrivare a Poggio Bustone, con un sentiero, ci hanno detto, cioè, guardate che stanno lì al Camposanto, allora siamo divisi in due, a metà e metà, e una parte di sotto, una parte di sopra, abbiamo cercato, e poi non abbiamo trovato niente. Poi invece arrivati a un certo punto, che c'è una valata, poi lo vedremo quando andremo a Poggio Bustone, ci siamo divisi in due, allora che facciamo? Ci dividiamo in due gruppi, allora un gruppo di 12, un gruppo di 11, no? A monte è, come si dice, più basso, uno che prendeva di petto proprio il paese, quegli altri di sopra che lo prendevano, e non appena scoperti loro stavano già piazzati con le mitraglie, come si dice, una pioggia di proiettili, no, a non finire. Però qualcuno dei nostri è stato proprio fortunato, adesso chi è stato, chi non è stato, con il fucile, a proprio a quello che c'era la mitraglia gli ha sparato addosso e l'ha colpito in pieno e l'ha fatto secco. Poi lo stesso in un secondo momento, quando si sono spostati, proprio c'è un archetto sotto l'arco con un'altra mitraglia, è successa la stessa cosa. Allora sono cominciati a sbandare, allora il grosso, come si dice, noi siamo buoni uniti, però c'è sta, ecco, in quel caso bisogna dire proprio l'aiuto della popolazione, che se non qualcuno già armato, anche perché la sera avanti era successo un fatto, no, che avevano ucciso un ragazzo di Rivoduto, un renitente di leva, perché cercavano i renitenti di leva e il bestiame, gli portavano via tutto, insomma, li spogliavano. E così dopo un certo periodo di combattimento si vedevano che correvano giù verso San Pietro, più basso, no? Località si chiama San Pietro, e quell'altri che restavano, una parte che restavano lì. E tra questi appunto ci fu il questore ed altri gerarchi che si erano rinchiusi dentro una casa. Allora noi abbiamo chiesto che fossero usciti fuori con le mani alzate, che appunto l'avremmo perdonati. Ma questi a dato momento non cedevano, non uscivano fuori. Allora qualcuno è salito addirittura sulla casa, dal cammino gli ha tirato giù un paio di bombe, allora sono usciti. Quando sono usciti, non sono usciti con l'intenzione, come gli avevamo chiesto noi, di venire fuori con le mani alzate. Al contrario, sono venuti proprio con l'intenzione di sparare. Però qualcuno già naturalmente lo prevedeva, dei nostri, ha fatto, come si dice, tabula rasa e l'ha fatti fuori. Quindi in quello scontro, più tardi poi sono venuti quelli della Montanara, il gruppo Fossatelli, Conti ed altri, e hanno, come si dice, un po' ripulito, per vedere dove stavano ancora nascosti i fascisti ed altra gente armata, avversari armati. E la battaglia si è conclusa verso le 4, mi sembra, verso le 4, 4 e mezza. Abbiamo fatto 3 prigionieri, ci sono restati dei morti lì, di loro una dozzina, 13, 14, non so. E tra noi non c'è stato nessuno che si è punto, nemmeno una graffiatura. Uno proprio del posto, lì dei Rivoduti, invece, per dare una cassata di come si chiama, di moschetto a un fascista, gli è partito il colpo e l'ha fatto, si è ammazzato da solo, dando una cassata di fucile appunto addosso a un fascista.